del pomeriggio è Alberto Matano. Volano gli ascolti di Vita in diretta già al primo record stagionale con oltre 2 milioni di spettatori al martedì pomeriggio. E, una sfida ormai impari quella tra pomeriggio 5 e Vita in diretta, una di quelle sfide che non hanno più nulla da dire. Nel pomeriggio del 17 settembre 2024 il programma di Alberto Matano, tornato in onda dopo un giorno di pausa, su Rai 1, è stato celebrato l'inizio dell'anno scolastico con tutti a scuola, ha incassato ieri il primo record stagionale con oltre 2 milioni di spettatori davanti alla TV per seguire Vita in diretta. Praticamente un milione di spettatori di differenza, un abisso tra i due programmi. E per far capire che il pubblico ha proprio in rifiuto per pomeriggio 5, basterebbe analizzare anche i dati del lunedì. Quando Matano non è andato in onda, si sono sintonizzati su canale 5 circa 300.000 spettatori in più, una manciata rispetto ai 2 milioni che ieri erano collegati con Rai 1. Gli ascolti del pomeriggio, Matano vola. Nel pomeriggio del 17 settembre 2024, la puntata della Vita in diretta realizza un ascolto di 1.695.000 spettatori con il 19,9% nella presentazione e 2.032.000 spettatori con il 21.3%. Per la prima volta il programma di Alberto Matano alla seconda settimana di messa in onda supera i 2 milioni di spettatori. Pomeriggio 5 intrattiene 1.312.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 1.273.000 spettatori pari al 13,6% nella seconda parte, i saluti a 1.281.000 e il 12,3%. C'è un abisso tra i due programmi anche se questa settimana pomeriggio 5 sta facendo leggermente meglio per numero di spettatori. Non era difficile visto che la prima e la seconda settimana di messa in onda del programma sono state letteralmente disastrose. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. Tutto può ancora succedere e bisogna dire che nei dati di ascolto del pomeriggio, tanto contano anche le vicende raccontate. Purtroppo la storia della ragazza di Parma che avrebbe ucciso due neonati, suoi figli, dopo averli messi alla luce per poi seppellirli nel giardino di casa, sta attirando l'attenzione del pubblico e nei contenitori giornalieri se ne sta parlando molto, cosa che fa crescere il numero di pubblico davanti alla TV. Questi dunque gli ascolti del pomeriggio in attesa poi che dalla prossima settimana vadano in onda su Canale 5 anche tutti gli altri programmi del daytime per provare a trarre delle nuove conclusioni. Non ci sono dubbi però su una cosa, Alberto Matano resta re indiscusso della fascia.